Abbiamo ospite il dottor Fabrizio Frosio, presidente partito delle aziende. Presidente Frosio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E grazie per aver accettato il nostro invito, anche perché Padova è tornata purtroppo alla ribalta della cronaca per quello che è accaduto giorni fa, quando un altro imprenditore si è tolto la vita, si è suicidato perché la sua azienda riversava in gravissime crisi economiche. Partito delle aziende, però iniziamo da qui, se è d'accordo, con una nota introduttiva che nasce con quali aspettative, con quali principi, Presidente Frosio? Ma noi nasciamo per andare a dare una rappresentanza diretta politica, perché il nostro è un progetto politico che vada ben al di là del semplice imprenditore, ma che parli di lavoro al centro dell'azienda e che rimetta il lavoro al centro della politica. Lavoro inteso come lavoro dell'imprenditore legato ai propri dipendenti, perché come sappiamo il tessuto economico italiano è fatto di piccole aziende, di piccole imprese, dove dipendenti e imprenditore sono legati dallo stesso destino, perciò sono imprescindibili. Parlare del destino dell'imprenditore, parlare del destino del dipendente, si parla della stessa cosa. Praticamente dietro ci sono le famiglie sia dell'uno che dell'altro. Tra l'altro proprio c'è un sottotitolo, lei mi corregga ovviamente Presidente se i miei dati fossero sbagliati, Partito delle aziende piccole e medie imprese, giusto? Perfetto, sì, la dicitura è esatta. Stiamo parlando di un valore, di un patrimonio inestimabile, per quanto ovviamente questo è perturbato da tutta una crisi che ha un'estensione mondiale, però stiamo parlando di un settore che nella storia del paese stesso rappresenta davvero in termini di risorse, non solo imprenditoriali, ma anche culturali, un patrimonio inestimabile. Parlare di... Quanto 87% del potere economico italiano, ha detto praticamente Presidente? sono 87% del tessuto economico, praticamente sono quasi 6 milioni di partite IVA. Stiamo parlando di non di un volano, dell'asse, delle fondamenta della nostra economia. Piccole e medie imprese, io ho citato Padova in riferimento al Presidente Frosio perché lui vive, comunque ci sta rispondendo da Padova e non possiamo non pensare a quell'area del paese, per essa intendo ovviamente il nord-est, un'area che veniva vista come il paese di Bengodi, come la Fort Knox, la miniera di Transvaal del paese. Oggi parlare, poi entreremo nel dettaglio più generale di questo partito perché ormai è presente in tutte le regioni italiane, ma parlare del Nord-Est oggi significa ancora parlare di quel polmone così forte, così vitale dal punto di vista della produttività aziendale, Presidente? Purtroppo quello che era il vanto in tutto il nord Europa e anche nei paesi stranieri, ciò che era la professionalità, l'artigianalità e il saper fare del nord-est adesso è diventato un po' la zona e i settori dove stiamo subendo di più la crisi, molto di più che nelle altre parti d'Italia, proprio perché non essendo stati abituati ad affrontare un periodo difficile, per noi sta diventando un'impresa quasi titanica uscire da questa crisi che sembra non finire mai. E Ecco. i risultati sono sulle cronache di tutti i giorni, gli imprenditori sono allo stremo e trovano come ultima uscita da questa crisi il suicidio, che è la scelta sbagliata. Presidente, ci sono degli aspetti e se per tutto il paese sono comuni o si differenziano, questo lo potremmo valutare insieme a lei, analizzare insieme a lei. Ma ci sono degli elementi che hanno maggiormente caratterizzato questo indebolimento di un filone così importante che è appunto quello dell'imprenditoria, quello delle nostre aziende. Non so, l'Unione Europea che non ha garantito poi ha sufficientemente il lavoro delle aziende stesse, l'immigrazione straniera, ci sono elementi che hanno caratterizzato quanto? Sono tre elementi che sono quelli che hanno fatto sì che la cosa diventasse così pesante. Uno è la non chiusura con dei dazi, almeno sull'importazione di prodotti finiti dai paesi orientali e dai paesi in via di sviluppo. La seconda è un accesso al credito che è ormai
inaccessibile per la piccola azienda, proprio perché con le nuove leggi di Basilea i parametri sono talmente ristretti e le nostre aziende non sono in grado di affrontarli. E tre, noi stiamo subendo delle direttive che provengono dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea, e sono direttive fatte su paesi dove tessuto economico è fatto da multinazionali come Francia e Germania, e noi stiamo subendo lo scotto di avere un tessuto economico che è totalmente diverso, perché noi siamo fatti da reti di imprese, di piccole imprese, che però non riescono ad essere competitive con un mercato del lavoro globale fatto da multinazionali, da grandi gruppi. Mi sembra l'interlocutore più adatto anche per non contaminare da un punto di vista della faziosità politica, ideologica, di posizione, questa bella chiacchierata, anche se è amara, anche se sono amare le constatazioni che grazie a lei possiamo anche trarre. E un presidente del Consiglio come Berlusconi, il più grande imprenditore italiano, ha favorito il vostro settore, stavo dicendo il nostro perché lo considero tale pur non venendo dal mondo aziendale, ha favorito questo settore, lo ha menomato, è stato più un bene, più un male? Diciamo che per noi è stato un grande sogno, era la speranza di tutti i piccoli imprenditori italiani, perché un imprenditore che scende in campo sicuramente porta la tutela del campo che rappresenta, no? Mentre invece dovendo fare i conti con la situazione politica e dovendo tutelare il tutto e tutti, non è riuscito a fare quelle riforme incisive che servivano al mercato del lavoro proprio della piccola azienda. Rivoluzionare un tessuto economico come il nostro è una riforma che sicuramente prima o poi dovremmo mettere mano. Io spero che, se non è questo governo tecnico, il prossimo governo politico in carica riesca a riportare il lavoro al centro della politica. Ma il lavoro, parlo del lavoro italiano, cioè certo, il bene primario, l'artigianalità e la professionalità italiana. Come è iniziato questo governo, presidente Frosio? Questo governo è iniziato male, nel senso che ha saputo solo aumentare delle tasse e non ha saputo fare i tagli che erano necessari ed erano primari. Infatti noi ci aspettavamo prima i tagli a tutti gli enti inutili e a tutta questa marea di dipendenti statali che sono un peso enorme da dover mantenere. Abbiamo un sistema pachidermico che l'Italia non è più in grado di sorreggere, soprattutto in questo periodo di crisi. E aver visto il primo passaggio, quello di andare a tassare pensionati, dipendenti e piccole aziende, non è stato sicuramente il brillare di un governo che proprio dal nome tecnico doveva essere quello risolutivo. Io penso che un governo tecnico doveva essere quello che faceva tutte le cose che la politica non è riuscita a fare, e di sicuro non mancavano altre tasse. D'accordo. Presidente, prima di salutarla, veniamo anche a dare come spunto a questo governo, questa non sembrerebbe essere assolutamente sensibile, a Roma si dice non sembrerebbe sentirci da questo orecchio, però in previsione futura, quali sono le cose da affrontare, quali sono le urgenze, quali sono i rimedi da porre a questa crisi, cosa si deve fare per riattivare tutto il mondo delle medie e piccole imprese e aziende italiane? Ma la prima cosa da fare è sicuramente riformare, rendere possibile per la piccola azienda una flessibilità e una mobilità molto più veloce e molto più dinamica, in base a una competitività globale che ormai non è più nel nostro orticello, ma che fa parte di un mondo del lavoro che non decidiamo noi. E secondo, mettere mano a queste benedette banche che continuano a incassare fondi dall'Unione Europea, ma che poi non si riflettono mai sulle famiglie, sulle aziende, e l'accesso al credito ormai è diventato quasi un sogno dell'azienda, perché non c'è nessuna piccola azienda in questo momento che abbia i parametri per accedere al credito. Pensate voi. Presidente, lei però mi lasci... Si lasci salutare con una nota di colore, insomma. Sì. Lei però è un uomo assolutamente invidiabile, perché ha un parterre di collaboratrici bellissime, voglio dire. Di questi tempi è un bel sollievo.
sono soprattutto ci saluti la dottoressa Braga, che è una validissima sua collaboratrice ed è stata così attenta e pignola. Non si diventa mai qualcuno se non si ha la capacità di scegliere i migliori collaboratori. Ma difatti è proprio la caratteristica della piccola azienda, no? Scegliere proprio collaboratori in base al merito, in base alla qualità, alla professionalità, cosa che invece i grandi gruppi non potranno mai fare. Lei in che Noi cosa? Lei lavora in quale campo? Io sono stato agente di commercio per 15 anni nel settore edilizio, perciò ho visto il fallimento di una miriade di aziende che erano aziende storiche, che c'erano da più generazioni, e l'ho vista chiudere. E poi ho un'azienda che fa impianti fotovoltaici nel settore fotovoltaico, installazione e vendita, commercializzazione. Presidente, i migliori auguri a lei e ovviamente al nostro paese, a tutte le aziende, le piccole e medie, a tutti questo paese. Credo che ce lo meritiamo, un paese l'Italia migliore. L'Italia è un grande paese, come no? Sicuramente si rialzerà anche in fretta. Forza. Io la ringrazio dell'opportunità. Grazie a lei, Presidente. Grazie al Presidente Fabrizio Frosio, Partito delle Aziende Italiane.